Si chiama Molnupiravir ed è una nuova arma che la regione Piemonte ha a disposizione per combattere il Covid. Si tratta di una pillola che serve a curare il virus quando l'infezione è ancora allo stadio iniziale. Con 144 trattamenti nell'ultima settimana, il Piemonte si posiziona tra le prime tre regioni italiane per l'utilizzo di questa terapia. Il presidente della regione Alberto Cirio ha sottolineato: una terapia questa in cui abbiamo creduto fin dall'inizio e che dimostra l'impegno costante nella nostra regione nel cercare ogni arma a disposizione nella lotta contro il virus. Verranno distribuite attraverso il sistema delle USCA, sono pillole per curare i positivi quando questi presentino sintomi lievi e comunque entro 5 giorni dalla comparsa di questi sintomi. Possono essere assunte da persone che hanno più di 18 anni, che sono risultate positive al tampone sia antigenico che molecolare, e possono anche essere somministrate ai vaccinati, per cui è una cura nuova che aiuta a prevenire l'aggravamento della malattia. Ce l'abbiamo a titolo di anticipo di queste dosi, che si dimostra, la struttura commissariale ha certificato la loro efficacia, il loro funzionamento, e quindi ci aiuteranno ulteriormente a tenere liberi gli ospedali. Considerate che il governo in 48 ore ci ha modificato la durata del Green Pass da 9 mesi a 6 mesi, che vuol dire che quello che la regione poteva fare in 4 mesi, cioè le persone che doveva vaccinare in 4 mesi, le doveva vaccinare in 2. Quindi abbiamo dimezzato i tempi ma mantenuto le persone. Ci stiamo riuscendo perché abbiamo fatto la scelta giusta di convocare le persone. Convocando le persone non solo noi permettiamo di chiamare prima uno di 70 anni rispetto a uno di 20, perché è giusto fare così, ma riusciamo anche a prenderci in carico noi le date delle persone che tutte sono chiamate con un messaggino che arriva via SMS e alla mail che hanno indicato. Non è questa un'adesione ma è un richiamo, perché siamo alla terza dose e tutte le persone sono richiamate in tempo utile sia per la durata del loro vaccino, quindi con protezione sanitaria attiva, ma sia in tempo utile per la durata amministrativa del loro Green Pass, cioè prima della scadenza dei 6 mesi, e possono stare tranquilli perché la regione non si è dimenticata, anzi li ha presi in carico e convocati in data utile.